Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Chen, nel nuovo episodio con il nostro Shogun dell'impero giapponese, shogunato giapponese nel 1560. Allora, che cosa è successo nello scorso episodio? La Cina, lo sappiamo, è implosa. Sono riuscito a vassalizzare il regno di Qi, che nella mia idea potrebbe diventare un buon vassallo da, come dire, a cui far pappare tutta questa zona, mentre a sud siamo sbarcati e abbiamo strappato metà del territorio dei Min. E quindi abbiamo la nostra bella testina di ponte per attaccare la Cina a sud. Questi 20.000 uomini che vedete li lascerò lì dove sono. Mentre qui a nord spero che il mio vassallo coreano e ci gestiscano i confini. Ragione per cui adesso sto portando la Hwanggaegun in Corea, dove la dividerò e dove manderò 10.000 uomini in America del Nord. Perché in America del Nord? Perché nello scorso episodio siamo riusciti ad incontrare queste civiltà, Colima, Tarascant, Lapanek e Mixtec, che sono gli Aztechi, banalmente, e su cui ho dei claim. Hanno tecnologia militare 5, probabilmente hanno un esercito più scarso del mio, quindi provo ad attaccare gli Aztechi, ragazzi. Ok, ci si prova. Inizialmente pensavo di attaccare qui nella Baja California, come Yai, però poi mi sono accorto di avere queste piccole province qui sotto che non è male. L'unica cosa che mi preoccupa un po' è quanti uomini dovrei portare, quante navi dovrei portare. Vediamo. Per il momento porterò a Satsuma la Hosokawa Suigun a mettersi in mothball e toglierò soltanto le navi da trasporto. Dovrei, anzi, la mettiamo a suo. Dovrei poi aver messo in produzione altre 6 navi da trasporto, quindi arrivare a 11. Io quasi quasi porto tutti questi 21.000 uomini per attaccare gli Aztechi. E proviamo a vedere che cosa riusciamo a combinare. Potrebbe essere anche il caso che incontriamo gli Orpei. E qui la partita si fa divertente, perché gli Aztechi potremmo diventare noi a quel punto. Gli Aztechi nel senso, come la mia partita con gli Aztechi che avevo perso dopo 2 episodi e vabbè, è rimasta nella storia. Ma questa sta andando avanti da un po' più di tempo, speriamo con un po' più di fortuna, vi devo dire. Qui cosa dite? Mi suggerite di usare un po' di prestigio magari per placare il ruler? Dai, così andiamo a 50 e portiamo la Liberty Design sotto il 50 più rapidamente. Abbiamo tanto prestigio. Prestigio fa bene, ma cioè non è tutto nella vita. È un'altissima corruzione. Sono felice di essere riuscito con le idee economiche adesso ad avere un trend negativo con l'inflazione. Questo è ottimo. Anche perché se adesso riusciamo veramente a prendere gli Aztechi con tutto l'oro che hanno, ci arriveranno dei treni d'oro a casa. Sarà interessante. Che facciamo qui per migliorare la relazione? No, niente, c'è solo da aspettare. Anche perché poi migliorano molto rapidamente da sole, perché vanno a scomparire gli effetti negativi delle dichiarazioni di guerra, le azioni sotto copertura, l'espansione aggressiva a meno 77, boom. Sapete cosa c'è? Che adesso abbiamo una coalizione in Cina, e quindi potrebbe essere una buona idea quella di potenziare il nostro esercito, se non fosse che abbiamo già dei problemi economici drastici. E quindi mi servono gli Aztechi. E qui casca l'asino. Ok. Quindi alla fine, avendo colonizzato la Micronesia, siamo riusciti ad arrivare finalmente in Messico. Le isole Figi non servivano. Però visto che ormai ho messo un colonist da queste parti, me le tengo, non si sa mai. Magari arriveranno un giorno degli spagnoli o dei portoghesi o degli olandesi lì accanto e riuscirò ad occidentalizzare. No, perché non confino con un bel piffero di nulla. No, beh, invece tutte queste isole sì, potrei usarle. Credo che anche attraverso il mare sì, valga il discorso, stai confinando con gli olandesi per occidentalizzare, credo. Comunque, allora, trasformiamo il nostro Shogun in... Ah no, no, cazzata. Reclutiamo un conquistador, Usahito Kyogoku. A questo punto abbiamo un leader in più e il leader in più Takeda lo eliminiamo. Boom.
Ok, adesso abbiamo praticamente un esploratore, un conquistador e un generale. Ottimo, il conquistador lo diamo sulla Huanggaegun e il conquistador poi dovrà attaccare il Messico. Yue è entrato in coalizione, peccato, ma ce ne faremo una ragione che vi devo dire. Cosa dite? Portiamo la flotta, questo esercito prima a Wake e poi in America. Direi di fare così per evitare brutte cose tipo le mie navi che affondano nell'oceano, perché non so bene se ho delle navi adatte. E quindi voglio proprio vedere prima se riesco ad arrivare tranquillamente. Magari le potenzio. Questa era un'idea. Adesso mi aspetto di vedere comunque tante guerre. E infatti. Oh, un monaco travellante. Ok, prestigio, in cambio di ducati, no grazie. Quello che dicevo, mi aspettavo di vedere i Ming sbranati da questi microstati, adesso tante guerre interne senza una vera fine. Perfetto, perché seguendo la teoria del divide et impera, più questi si menano tra di loro e più si dimenticano di me, più facilmente io me li pappo. Quindi sarà un gioco da ragazzi. L'unico problema sarà l'aggressive expansion e le coalizioni, quindi per questo devo cercare un attimo di non esagerare. Tutto qui. Manpower non guasta. E allora qui, vabbè, non abbiamo più niente da fare con l'esploratore. Chiaro, quando riusciremo a prendere questo territorio avremo un sacco da esplorare, ma tempo al tempo. Ok, i primi 10.000 uomini sono arrivati. Pare che le navi non abbiano alcun tipo di problema. Oh, Pangasinan, abbiamo addirittura l'integrazione dei nativi. Se vi ricordate questi che mi avevano fatto già fuori due volte la colonia, ecco. Adesso abbiamo l'integrazione. Che bravi che sono, che bravi. Qui a Pangasinan spero veramente di avere tanto. Cioè, 7.000 uomini mi fanno piacere. Magari faccio la fortezza, la mia prima fortezza nelle Filippine. Anche se contro chi, onestamente? Io non, cioè, non ho nemici reali in questa zona. Non è che Yue mi dichiara guerra e mi sbarchi nelle Filippine. Se Yue mi dichiara guerra, io li smonto con il mio esercito che ho qui. No, lascio perdere i forti per ora. E anzi, sapete cosa vi dico? È una cosa che non c'è. Un po' pirlotto lo sono stato, dai. Qui abbiamo dei forti in Corea che sono attivi per nulla. So che dovrei fare dei forti anche in Giappone, ragazzi, me l'avete suggerito, però se ci saranno delle minacce, se vedrò arrivare degli occidentali, li farò. Ma finché io non vedo degli occidentali che mi sbarcano. Yokamachi? No? Bene. Va bene così. Ok, siamo arrivati, fatemi vedere queste navi 86%, vedete che si sono un po' spaccate. Facciamo così, potenziamo 5 navi da trasporto, ci mettiamo un po', però preferisco fare le cose per bene, avere tutti i flut, avere tutte le navi al 100%, perché da qui all'America è tosta. Ok, le Fiji che cos'è che hanno? Non ho capito. Ah, naval supplies, ok. Insomma, speravo qualcosina di meglio, ma pazienza. Intanto che aspetto le navi che si riparano, miglioro le relazioni con gli stati dove è possibile. Potevo prendere un conquistador con 40 tradizione. Merda. Non ci ho pensato. Me lo potevo permettere tranquillamente. Ok, C al 40%, Corea 37%. Iniziamo a migliorare le relazioni con loro, quindi il nostro progetto di avere un vassallo cinese sta sortendo, insomma, sta arrivando alle conclusioni che desideravamo. Corcini invece è tutta sulla soletta. La Mongolia è ancora alleata di Oirat? No, è indipendente, ok. Ed è in guerra contro i Ming. E adesso tutti sbranano i Ming perché è un po' un territorio che prima era, cioè non è un territorio di nessuno perché ci sono degli stati tipo Yue Oshu,
che sono più grandi di stati che prima erano indipendenti, tipo l'Hangzhou, che cacchio ne so io, Shun o la stessa Mongolia. Però attaccare uno staterello con 12.000 uomini è meglio di uno con 80.000. Ecco, mettiamola così. Va bene, addirittura le Figi sono state oggetto di una ribellione. Vediamo. Se fanno fuori tutto, niente, lasciamo perdere le isole Figi. Qui abbiamo Serse, non Serse Cosmi, Serse il persiano che si sta ribellando. Vediamo un po' come butta. Danneggiate ma non distrutte, ok. Abbiamo perso 100 uomini. Bad, 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 but not so bad. Ok. Che ho tre navi in più? Ah, anche le caravelle. Ok, dai, ci stiamo avvicinando ad avere il 100% anche sulle ultime navi da trasporto. E poi si va in America. Nuova idea militare? No, mi spiace, le idee di qualità le faremo, ma prima si va avanti con le idee militari perché stiamo indietro, soprattutto con questa tecnologia cinese. Se non lo occidentalizziamo, è tosta. Intanto facciamo uno split e un imbarcaderos. Questi li faccio a mano. Ok, Guangzhou è diventata roba nostra. Va bene, ragazzi. Allora, intanto andiamo verso Colima. Mi piacerebbe sbarcare a Totorames. Posso convertire queste province a una religione? Lo faccio subito. Posso fare uno stato. Benissimo, e anche qui giusto, perfetto. Bene, dovrei aver fatto tutto quello che dovevo, no? Ah, caspita, sto convertendo, non posso fare il core, va bene, però intanto stiamo integrando, direi, alla grandissima questi due territori cinesi conquistati. Prossimo obiettivo sarà Yue, però visto che sono in coalizione, al momento lasciamo di perdere. Ok, ragazzi, ragazzuoli. Vediamo quanto attrito si prende la nostra flotta. Se vedo che quando siamo più o meno qui, siamo sotto al 60%, torno indietro. Perché vuol dire che non riesco a sopravvivere. Avanti e indietro. Vediamo. Non ho proprio la più pallida idea, magari potrei sbagliarmi. Ah, perdo un punto di stabilità a cambiare la politica con i nativi. Però sapete che potrebbe essere una buona idea. Non lo so. Ci devo riflettere. Arriviamo al 69 quando siamo di là. Dai, ci sta. Dovremmo essere in grado di sopravvivere. Però ho fatto molto bene a fare lo sbarco manuale. Perché devo riportare le navi immediatamente a casa e aggiustarle. Qui sapete cosa mi servirebbe? Se avessi soldi, mi servirebbe una base navale che me le aggiusta velocemente. Va bene, intanto qui ci bruciamo un po' di manpower, ma iniziamo a esplorare i territori messicani. Ragazzi, non ci credo che sono con il Giappone. Dove? Ah, si sono ribellati alla fine, ste bestie. Sì, però vedete che adesso, ecco, li abbiamo messi un attimino a tacere. Non male. Scusa? Parente infantile. Racconta tutte le nostre stronzate. Foreign spy detection meno 25% per 20 anni. No, perdiamo prestigio, ma lo facciamo fuori. Dai, scusa. Potrei fare la hunt for the seven cities. Sì, mi piacerebbe, però prima faccio le hunt per l'oro dei Maya e degli Aztechi. E poi ci dedichiamo al resto. Ok, la colonia qui è andata. Tondo. Ci sarà da divertirsi anche a tondo. Molto bene, dai, 2-2-2 non è male. E soprattutto adesso dovremmo iniziare ad avere un piccolo mercato, un 10%. Infatti, e raccogliamo qualche soldino in più nelle Filippine.
Bene. Che stato è che vuole? Ok. Sembra che la nobiltà voglia degli stati. Vediamogli questo. Buono. Sistemati. Ho sbagliato, dovevo cliccare su quest'isola. Navi. 31%, avete visto? Questo era il mio problema. Se non avessi fatto l'upgrade ai flute, le barche sarebbero già affondate. Quindi è veramente difficile arrivare dall'altro lato al momento con questa tecnologia. C'è da fare tutti questi piccoli sotterfugi. È andata bene che ci ho pensato, se no mi perdevo 20.000 uomini, ragazzi. È andata veramente bene. Perché io di solito su queste cose non ci penso mai e le faccio la cazzo senza pensare bene alle conseguenze e faccio errori. Guardate che diavolo di bordello è la Cina. Cioè, va bene. Se non avessi il fatto che adesso sto per dichiarare guerra agli Aztechi, penserei veramente per benino. Un attacco come si deve. Tarascan con chi è alleata? Aztec Totomac. Colima è vassalla di Tarascan. Quindi, quando attaccherò Colima, mi metterò contro anche Aztec Totomac e Tlapanek. Quindi praticamente sono tanti 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 stati diversi. Magari avranno ognuno i 10-15.000 uomini che possono mantenere, che significa che noi giapponesi almeno 20.000 uomini dobbiamo tenerci strettissimi. Però abbiamo i cannoni, abbiamo la tecnologia, abbiamo la disciplina. Questo non mi dispiace, non mi fa paura. Sapete cosa ci serve però? Qualcuno che migliori il morale degli eserciti. E se devo dirla tutta, il focus adesso lo spostiamo sulla tech militare. Ok, siamo arrivati in Messico. Ok, disciplina più 5, perfetto. 91, bene. Dai. Stop, fermi tutti, avanti. Ah, tra l'altro posso tranquillamente passeggiare nei loro territori e loro non mi dicono nulla. Ho il casus belli perché sono primitivi, ovviamente. Quindi, molto bene, fantastico. Ma fantastico che gli occidentali non ci siano ancora arrivati. Perché storicamente nel 1565 di Imperi Aztechi ce n'erano pochi. Adesso non vorrei aver detto la tipica cazzata che poi mi correggete in 45, ma credo che in questo momento fosse in corso la conquista, forse già terminata, dell'impero Inca. Anzi, sicuramente terminata. Ok. Intanto ci siamo esplorati territori che andremo a spaccare. Comunque non vedo eserciti giganteschi. Se li affrontiamo uniti dovrebbe essere molto tranquilla la cosa. Tizapan mi ricorda molto Japan, non so voi, ma secondo me molto presto questo segno premonitore del destino sarà molto più chiaro. Iniziamo a sbarcare. Credo che a questo punto sia inutile riportare le navi indietro, perché io adesso porto gli eserciti qui sopra. Dichiaro guerra a Colima. Mi prendo Sayultekas e Tizapan. Diplomacy, Third War, Show Superiority e tutti i co-belligeranti. Però non posso conquistare un cazzo. Ah no, Conquest, sì. Ragazzi, speriamo che vada bene, perché se non va bene, fa male. Se non va bene, va molto male. Proviamo a vedere. Ok, Tondo li abbiamo assimilati i nativi. Proviamo a vedere come funziona uno scontro con loro. Stop, 115 a 100, 3, 8 a 3 e 5. Il loro morale è molto alto, però la loro tattica fa schifo. E la loro disciplina è inferiore. E le loro unità fanno pena.
Va bene. Signori, il tempo è scaduto. Come potete vedere, sembra che Taraskanats e Tlapanek stiano mettendo insieme 24.000 uomini per attaccarmi. Io devo prendere queste due province e poi metterò tutti a Colima e cercherò di attaccare. Però la figata di questo episodio, ragazzi, i samurai sono in Messico e stanno per annettere gli aztechi. Speriamo che vada bene. Pollice in su se il video vi è piaciuto. Noi ci sentiamo molto presto. Ci vediamo domani con il prossimo episodio. Un saluto da Endio, per ora è tutto. Alla prossima!